Buonasera a tutti, bentornati sul canale. Io stasera ho una cena di compleanno, per cui mi stavo truccando e ho pensato di registrare il video con voi. Ho già cominciato con il correttore, il mio solito Touche Éclat di Yves Saint Laurent, nella colorazione 2, e vado subito a passare con la cipria. Questo video sarà ovviamente come da appuntamento mensile. Sarà, ovviamente mi devo specchiare qui, il video sulla palette combinata del mese. Palette combinate che io adoro tantissimo, forse più delle palette normali, che ricordano un po' le trousse tipiche degli anni 90, primi 2000, soprattutto della Pupa. E queste qui invece sono un pochino più minimal rispetto alle trousse, che erano proprio delle vere e proprie sculture. In genere le palette combinate sono ricche di tutto, di ombretti, di almeno una polvere viso, a volte hanno anche cialde di rossetti, che io non amo particolarmente, però insomma mi piacciono tantissimo. La palette combinata di questo mese è di Rude Cosmetics, questa meraviglia qui di Rude Cosmetics che io ho comprato forse un paio di anni fa, se non di più, da Notino. Ecco, questa qui è la confezione. Quando non hanno le linguette laterali io le tengo, anche se questa qui è un po' rischiosa perché non è aderentissima, è un po' larga, quindi rischio a volte di farla cadere la palette, però va bene. Questa qui è la regina di cuori, una principessa, una signorina, insomma, Q di cuori, Queen of Hearts, regina di cuori. E questa palette si chiama Face Card Palette. Guardate che meraviglia! Non è enorme, anzi è abbastanza piccola, neanche troppo spessa. Bellissima, io appena le ho viste mi sono innamorata. Ce ne sono due. L'altra è, credo fosse la Queen, cioè King, la K, però era un'altra signorina, di Rombi, credo. Quindi forse era King of... Boh, non lo so, ed era sul fucsia più che rosso come questo, e anche i colori all'interno erano diversi. Credo che su Notino si trovino ancora, non ne sono sicura. La palette è questa qui, si apre e all'interno ha questi colori, questo specchio bellissimo. Tolgo la velina e i colori sono questi qua. Lo specchio con Rude, c'è scritto qui Make up with an attitude, con questo bellissimo decoro all'interno, e i colori sono questi. Come potete vedere, sono i miei colori tipici marroni neutro caldi. Abbiamo sei ombretti, di cui quattro matte, è una palette completa perché abbiamo un burro marrone un po' più caldo, marrone quasi bordeaux, un nero abbastanza scuro e poi questi due shimmer un po' metallizzati, dorato, più che dorato è un sì, un ramato dorato e uno marrone neutro freddo. Bellissima questa palette. Due cialde di blush e illuminante. Il blush è questo qua, colore un pochino più pescato, è questo qua l'illuminante. Blush illuminante. E qui abbiamo tre cialde di rossetti con sopra una pellicolina che toglierò tra un po' quando mi andrò a truccare. Quindi questa qui è la mia meravigliosa palette che ho preso per me, mentre l'altra fucsia aveva colori un pochino più appunto magenta. Il blush era un pochino più scuro, rossetti c'era un fucsia, un color carne tipo, era un po' diversa e quella lì l'ho regalata a mia sorella tempo fa. Quindi oggi ci trucchiamo con questa bellissima palette e poi andremo a vedere come cambieremo un po' la disposizione dei prodotti nella pochettina da borsetta o da pernottamento fuori. La nostra pepina in formato pochette, la mia Pepa, la mia cagnolina. Allora, partiamo subito con il trucco. Finalmente posso buttare questa velina di questa palette e andrei subito con... Allora, io ho messo appunto il correttore e l'ho applicato un po' sulle palpebre a mo' di primer, così facciamo prima stasera. Allora, direi subito di partire con... Utilizziamoli quasi tutti, sì, volendoli possiamo utilizzare tutti. Partirei appunto con il burro, così finalmente la proviamo. Questa palettina. Vediamo un po' i colori, sembrano abbastanza scriventi, vediamo un po'. Magari lo specchietto me lo metto qui. Ecco qua. Partiamo con il burro per la transizione. E poi
Poi andiamo con, ormai la frangetta, vedete, non esiste più, o quasi. Andiamo con questo marroncino nella piega, questo marroncino qui. Beh, scrivono abbastanza, dai, sono abbastanza, sì, sono delicati questi colori, ma scrivono bene. Non posso dire siano burrosi, li sto provando adesso, non sono burrosi, però scrivono bene, abbastanza. Andremo a vedere un po' gli shimmer, come lavorano. Ecco qui. Quindi la piega l'abbiamo fatta subito dopo la transizione. E adesso andiamo con questo bellissimo bordeaux marroncino, che sicuramente, come avrete immaginato, è il mio colore preferito di questa palette. E andiamo a intensificare un po' il colore su tutta la palpebra. Ecco, questo qui è il mio colore da tutti i giorni proprio. Adoro tantissimo questo marrone caldo. Marrone caldo tendente al bordeaux. Bellissimo. Ok, canticchio, scusatemi. C'è una zanzara. Benissimo. Adesso andiamo. Allora, andiamo di shimmer, va. Vediamo se utilizziamo tutte e due. Proviamo prima questo. Bellissimo. Gli shimmer sono un pochino più morbidi rispetto ai matte, questo è scurissimo, stupendo. Allora direi di fare una punta di questo che non schiarisce troppo e mi piace, è bello delicato, non schiarisce troppo questa parte dell'occhio. E poi questo più scuro lo andiamo a mettere qui. Wow. Bellissima come palette estiva questa, bellissima. Sì, infatti ho fatto bene a tirarla fuori a giugno, altrimenti non l'avrei tirata più fuori, visto che per l'estate è perfetta. Vedete che bello come si sfumano benissimo i colori con le dita, eh? Si sfumano benissimo. Ok, vediamo il residuo, cosa resta. Bellissimi, bellissimi, abbastanza morbidi, devo dire. E adesso utilizziamo l'ultimo ombretto, li utilizziamo quindi tutti e sei, questo qua più scuro, questo nero che non mi sembra neanche troppo forte, neanche troppo pieno, lo utilizziamo qui nell'angolo esterno. No, è bello forte, è un po' troppo fortino, dai, mi aspettavo un po' più delicato. Mi dispiace perché si toglie un po' questo marrone dello shimmer che era molto bello. Però vabbè, andiamo a intensificare, è sera, quindi andiamo così. Bello però, un insieme di colori, di strati, molto molto bello, mi piace tantissimo. Sempre dall'esterno verso l'interno, quando si crea questo punto di profondità, questo contouring all'occhio. Ok, vedete? Bello, 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 mi piace molto. Adesso vado un pochino a sfumare i confini, soprattutto la sfumatura, diciamo, dove si dissolve il make-up con il bordone, con il bordoncino che abbiamo, questo qui. Bellissimo. Vado a sfumare ancora per creare questa sfumatura calda. Ok. Verso la transizione. Ragazzi, in pochi passi, cioè anche molto velocemente, perché avrete notato che sto registrando in modo molto celere, scusate, mi sto sudando, fa caldo, ho creato un make-up davvero carino, con 3-4 colori che si notano di più rispetto ai 6 e a tutti e 6, però ragazzi, mi piace molto. Bellissima questa palette. Proseguiamo con il trucco e andiamo con il mio solito eyeliner, che ormai mi sono stancata pure di usare. Andrà a finire che lo butterò per sfinimento. No, no, no. Lo consumeremo. Assolutamente lo consumeremo. Ecco qui.
andiamo a definire la parte, anzi no, utilizziamo la matita marrone, va? Dove sta? Vediamo se la trovo subito, spero di trovarla subito, sì, eccola qui, la matita di Wycon, scusatemi, di Kiko, la Jelly Jungle, che conosciamo benissimo, marrone. Quanto mi piace questa sfumatura, ragazzi, ragazze soprattutto, che mi seguite di più. Bellissima, non me l'aspettavo, poi fatta così in velocità, in modo sempre molto poco attento, almeno per quello che mi sembrava da parte mia. E andiamo a tamponare un po' la parte di giù con, vorrei farlo con questo, però essendo marrone la matita lo facciamo con questo qui, questo marroncino bellissimo, andiamo a tamponare, così. Eccoci qua. E andiamo a completare con il mascara. Ovviamente queste macchie, perché gli ombretti sono un pochino polverosi, soprattutto il nero ho un po' insistito sulla cialda con il pennello. Allora andiamo di mascara, andiamo con il mio fantastico, adoratissimo Rem Beauty. Mi fa delle ciglia spettacolari. Dopo il Well di We Makeup, che ho sempre. Il Well, bellissimo. No, scusate, il More. Il More di We Makeup. Andiamo con il mascara lunghezza di Rem Beauty, con questo scovolino che io adoro. Cioè, guardate che ciglia che mi fa questo mascara, veramente spaziali, come il tema dei pack di questo brand. Bellissimo. Vado sempre in velocità anche qui. Così. Mascara applicato. Adesso procediamo con il resto del make-up. Allora, utilizziamo la mia solita terra. Allora, no, utilizziamo la palette come sempre, come se non avessimo altro. Io sto in viaggio, non ho altri prodotti, ho solo questa palette, quindi andiamo subito con il pennellone per il viso. Allora, andiamo con il blush, vediamo cosa ne esce. Anche questo ho messo più che sulle gote, nella zona intermedia. Guardate. Che bel pescato delicato, mi piace moltissimo. Si nota? Bello, mi piace tanto. Già che ci sono, mi specchio qui. Bello questo qui anche in estate, quando si è già abbronzati, da un tocco di colore molto naturale, molto vivo, molto salute sulle gote. Bellissimo, mi piace tanto. Bello, bello, bello. Andiamo con l'illuminante, visto che ce l'abbiamo. Io non lo uso spesso, però ce l'abbiamo e lo usiamo. Vediamo un po' com'è questo illuminante. Sembra abbastanza cremoso, ma non l'ho provato con le dita. Vediamo così. Beh, beh. Bello, ovviamente è una grana non sottilissima, quindi un po' evidenzia i pori, però siamo in piena estate quasi, no, non è ancora iniziata l'estate, però fa caldo e andiamo incontro all'estate, quindi il clima ormai, il mood, l'umore è quello, lo metterei anche un pochino qui l'illuminante, sì, eccoci qua. Perfetto, e adesso passiamo, non mettiamo la terra ragazzi, poi è sera, ma sì, illuminante è abbastanza evidente, eh? È abbastanza evidente rispetto a quello che uso io di solito, però va bene. Togliamo la pellicola e d'ora in poi non so come farò, perché una volta che la tolgo non penso si potrà rimettere, se ci riesco senza fare il casino assoluto, scusate, sempre in diretta tutto, opla.
la farò. Ok, io la tolgo e poi chissà come andrà. Per il resto, ah, è proprio adesiva, quindi forse si rimette tutte le volte. Non lo so. Vediamo un po', è proprio adesiva. Ecco qui tre rossettini. Allora, direi senza pennello per le labbra andare direttamente di dito. Con questo bordeaux, con questo marroncino sugli occhi utilizziamo, io andrei anche col gloss, però andiamo con questo scuro. Questo bellissimo bordeaux. Sembra tipo colla, un po' appiccicosino. Sono gloss, non sono rossetti, quindi vediamo un po' cosa esce. Bello. Questo marrone sanguigno. Ecco, sicuramente a molte non piacerà il fatto che sono tutte messe insieme, cialde in polvere, occhi e viso, insieme a cialde in crema di rossetti, perché so che a molte... Me per prima proprio non amo molto questa vicinanza tra queste cialde, perché poi la polvere va a finire sulla crema. Però basta stare un po' attente. E va tutto ok. Allora, è un semplice gloss. Mi pulisco un attimo il dito. È un semplice gloss, non è male, dai. Ho preso il colore più scuro proprio per vedere un po' il massimo che possiamo toccare come colorazione, come saturazione sulle labbra. Non è male. Quindi di mattina, se andiamo di fretta, dobbiamo truccarci uno di questi tre, vedete che la punta massima di tinta è questa qui, si può fare, se no si va col rosso, si va con il gloss, questo qui, cioè questo gloss appena appena brillantinato, ma proprio sottili sono queste pagliuzze. E niente ragazzi, questa qui è la palette combinata, questo qui è il make up di stasera, vediamo un po' come andrà. Mi piace molto, io però metterei un altro tocco di questo dorato qui, questo dorato un pochino più chiaro sulla palpebra. Sì, do un tocco di festa, visto che è un compleanno. Ecco qua, un pochino più luminosino. Sì, dai, ci stavo. Poi con questo nero a fine palpebra. Bene, ragazzi, questo qui è il make-up. Spero di non aver dimenticato nulla. Prima di chiudere, parliamo di questa pochettina da viaggio. Questa pochettina è stata fondamentale per me in questi mesi. La parte skincare, sapete, ci sta la crema, detergente, non toccherò nulla, c'è ancora tutto. Mentre parte make-up, questa qui è la parte skincare, non vi ricordate? Ok, la parte make-up contiene mascarino di Clio Makeup, che è ancora abbastanza pieno. Rossetto di Tarte, o meglio il Lip Plump Maracuja Juicy in Rosy Copper, che ho usato, effetto un po' rimpolpante, fresco. Matita nera di Avon, pennellone con setole e sponge nera, e dei prodotti che andrò a cambiare, almeno uno di questi lo cambierò e vi dico subito qual è. Abbiamo, vabbè, la ciprietta di By Terry bianca, ciprietta bianca acido ialuronico, fantastica, questa la tengo dentro. E questa terra di Guerlain, terracotta, profumo buonissimo, delicato, terracotta mini di Guerlain. E infine ricorderete bene questo stupendo blush di Milani, che io ho inserito in questa pochette, dopodiché la parte make-up è vuota, ho inserito in questa pochette sia come blush ma soprattutto come ombretto mono. L'ho utilizzato come ombretto mono, infatti vedete, a questo fenomeno qui, nel senso che quando poi va passo con il dito da mettere poi, per mettere poi il prodotto sugli occhi, le pagliuzze dorate spariscono perché vanno a finire sul dito e poi spalmate, dopo un po' riaffiorano, quando lo riapro dopo qualche giorno riaffiorano le parti dorate, sarà l'effetto del cotto, del blush, delle cialde cotte. Fatto sta che questo qui è molto bello sugli occhi, sul viso anche non è male, però lo metto da parte, uno perché non era un make up che mi faceva impazzire nelle varie mattinate in cui l'ho applicato, bello il colore, anzi io mettevo in realtà nella transizione sempre con le dita, nella piega transizione la terra di Guerlain e poi andavo a contrasto sulla palpebra con questo qui, sulla palpebra. Però questo qui perché lo tolgo via, lo rimetto a posto e lo utilizzerò poi in impostazione fissa? Perché è abbastanza ingombrante, qui dentro mi occupava un sacco di spazio. Quindi l'ho utilizzato un paio di mesi, mi è piaciuto, però adesso torna nel cassetto. E anche questa terra qui.
Perché ho intenzione di mettere finalmente in uso costante questa palette che ha praticamente tutto. La mettiamo nella pochette, sperando che entri perché insomma è tutto abbastanza compresso. Ok, è qui dentro. E poi i prodotti, sì, questi qua li rimetto, matita, mascara sicuramente. Il rossetto non lo so a questo punto, forse lo porto in borsa, non lo so, perché abbiamo i gloss lì sopra, quindi no, ingombra anche questo, quindi via. E come terra, visto che la terra non c'è nella palette, come avevo già detto, inserirò la mini size della terra, del bronzer di Glowish di Huda Beauty nella tonalità 03 Tan Light. Mentre la grande era 04 Deep Tan, questa qui è la Tan Light, la 03. Quindi va a finire in pochette insieme a tutto il resto, sperando che non scoppi la pochette. Vabbè, dovrebbe entrare tutto. Mascara e matita, ok, abbiamo tutto. Ah, la cipretta di By Terry, sì, entra da questo lato qui. Il pennello, peccato che il pennello solamente, credo sia l'unico utile, sia questo qui a doppia punta. Però purtroppo credo sia troppo lungo, vediamo un po', che peccato. Forse è troppo. Poi è anche lo stesso colore della pochette, quindi sarebbe stato perfetto, però non vorrei si rovini. Beh, forse entra, dai. Sì, con un po' di sforzo entra. Ok, perfetto. Quindi anche il pennello lo cambiamo. Poi questo qui era corto, ma bello cicciotto e ingombrante, quindi forse va meglio questo qui, nonostante sia più lungo. Per la palette composta è perfetto questo pennello qui. Vediamo un po' come si riduce fra qualche giorno dopo qualche utilizzo, sperando non si rovini. E anche la palette, diciamo da borsa da viaggio, adesso è completa, sperando di non trucidare le setole con la cerniera. Bene ragazzi, io con la palettina, questo è il pack, e con la pochettina di questo mese, palette combinata di questo mese, vi saluto, vi auguro una buona serata. E noi ci vediamo al prossimo video, credo di nuovo sul make-up. Ciao!